Ancora opposizioni all'attacco sul caso aeroporto d'Abruzzo, ancora dubbi sul futuro economico dell'infrastruttura e su tutti i comparti direttamente e indirettamente interessati. Ma la battaglia per riconquistare i collegamenti con Alitalia e Ryanair prosegue. Ma io non so quale opposizione attacca, se quella che è scomparsa, se quella che ha perso in Abruzzo, che forse non gli conviene proprio tanto attaccare, ma gli conviene entrare nel merito perché poi i cittadini capiscono. Allora noi stiamo facendo un lavoro serio che sta dentro la cornice della legislazione europea, nel mentre cerchiamo di modificarla e di cambiarla dobbiamo essere coerenti con i nostri stanziamenti. È pronta nelle prossime settimane una variazione di bilancio che consente il rifinanziamento dell'aeroporto. Noi in questa legislatura abbiamo fatto due leggi, una di aumento di capitale sociale, l'altra di contributo alle spese di funzionamento, entrambe non sono state impugnate perché dentro il piano industriale che poi ci chiede la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale. E così proseguiremo e andremo avanti. Nel frattempo, entro questo mese, lavoriamo affinché sia il più possibile certo l'abbassamento delle tasse, a breve un nuovo incontro con Ryanair. A mettere benzina sul fuoco poi c'era stato anche il Movimento 5 Stelle che aveva presentato le osservazioni della Corte dei Conti sul caso ricapitalizzazione aeroporto, accusando la regione di gestione dissennata. Ma la Corte dei Conti ha posto dei temi, a mio giudizio legittimi, ricostruendo l'iter legislativo che da anni, da più legislature, passa attraverso il Consiglio regionale, ma nel caso di specie di una ricapitalizzazione o tu la fai o l'aeroporto chiude. Il punto qual è? Che la ricapitalizzazione non deve essere di fatto finalizzata a finanziare poi per esempio una compagnia aerea qualunque essa sia. Ed ecco perché noi ci siamo dotati di un piano industriale e del calcolo che l'Europa ci consente di contribuzione pubblica nei limiti di ciò che non è aiuto di Stato, e su questo stiamo andando avanti.